Salve, Vittoria. Stai ancora aspettando Luisana? Sì, non è ancora arrivata. Ormai non viene più. Credo che sia rimasta a casa, alla bambina malata. Io devo assolutamente parlarle. Che ti succede, Vittoria? Non credo che sia la campagna elettorale che ti preoccupa così tanto. Sei sempre stata molto equilibrata. Che ti succede? Niente. Niente, non farmi domande. Voglio solo parlare con Luisana. Provo a chiamarla, vediamo se viene. Pronto? Salve, come va, signora? Sì, sono Thomas. Volevo parlare con Luisana, in casa? Ah, sta venendo qui. La bambina come sta? Oh, mi fa piacere. Bene, allora la saluto, arrivederci. Sta venendo qui. Allora, non ti fidi più di me? Non vuoi dirmi che ti capita? Scusami, Thomas, ma è una cosa molto delicata. Ha a che fare con Luisana? Sì, ha a che fare con lei. E con Juan Miguel? Sì, con tutti e due. Allora, la cosa è molto delicata. Senti, non scherzare, Thomas. Non sto scherzando. Mi diverti come stai affrontando il problema. Te l'ho dato, un consiglio spassionato. Uniamo le nostre forze. Thomas, ti vogliono nel tuo ufficio. Grazie, bene. Ora vado. Beh, stai tranquilla, calmati. Queste sono cose che si risolvono. Ciao. Devo chiarire tutto. Devo dirle la verità. Devo, qualunque cosa accada. La mia bella principessa. Come stai, eh? Bene. Come va? Lo sai che io so fare la bandiera? Ah, sì? Che bello. E senti, il mostro, il tuo papà è qui? No. E tua madre? No. La nonna e la tata. Ascolta, ti andrebbe di farmi un favore grande, così grande? Eh? Allora accompagnami da lì. Adesso Elita ha la febbre. Sì, lo so, proprio per questo voglio vederla. Però questo è un segreto tra te e me. Non lo devi dire a nessun altro, d'accordo? Va bene, ti accompagno. Elita mi ha detto che tu sai fare come l'aeroplano. Sì, è vero, io so evitare l'aeroplano. Dai, fammi vedere. Bene, allora entriamo nella stanza volando come l'aeroplano, sì, d'accordo? Sì, andiamo, andiamo, dai, vola, vola. Ah, grazie a Dio ti sia abbassata la febbre, eh? Ehi, ehi, cos'è questo baccano? Ah. Come sta nonna Luisa? Ah. Meno male che non c'è Emilio, perché immagina il fracasso che avrebbe fatto trovandoti qui. Dovevo vedere mia figlia. Elita. Io ti capisco perfettamente, non ti preoccupare. E che cos'è? Ah, ha la gola infiammata, però sta già meglio. Non ha più neanche una linea di febbre. Resta qui con lei, mio caro. Io ti avviso se viene l'orco. E Luisana? È appena uscita, è venuta un attimo e poi è tornata di corsa in ufficio. Sai, in questi giorni ha molto lavoro. Lei ha sempre molto lavoro, vero? Beh, sì. Flora, andiamo di là ora, eh? Vieni, amore mio, la nonna ti dà una bella cosa. Su, coraggio, vieni, tesoro, vieni. Dai, fai la brava, poi torniamo di nuovo a trovare Rita, eh? Su, papà, andiamo. Io ti stavo aspettando da tanto, sai. Come sta la mia dolce bambina? Eh? Papà, io non voglio che vai via. Non voglio che te ne vai e mi lasci qui tutta sola. Io non voglio lasciarti, amore. Non ti lascerò mai più. Sta tranquilla, piccola mia. Se vieni per il progetto della campagna non è ancora pronto. Sai bene che non sono qui per questo. Ah, no? E allora perché? Cerchiamo di essere persone responsabili. Parliamoci chiaro. Chiaro.
Io non ho niente da dirti. E tu? Hai dei problemi? Qualcosa non va? Chissà che cosa stai pensando. Io non sto pensando proprio a niente. Se è per quello che immagino, tranquillizzati. Per me non ha alcuna importanza. Tu eri lì, con lui. Non c'è niente di male in questo. Sei amica sua quanto mia, no? Allora? Non raccontare frottole. Ho visto la faccia che hai fatto. Senti, Vittoria, non si dubita degli amici. E se questo accade, vuol dire che l'amicizia è bella che morta. No. Aspetta, lascia che io ti spieghi. Ti avevo chiamata qui in ufficio, tuo padre mi ha detto che eri a casa tua. E ci sei andata? Certo, sì, ci sono andata, senza altre intenzioni. Ero indecisa, ma sono andata. Non ci vedo niente di male. E si dà il caso che abbia trovato Miguel da solo. Ah, che combinazione. E così hai trovato Juan Miguel solo. Senti, Vittoria, tu mi hai chiesto di parlare chiaro. Comincia tu. Lo hai voluto incontrare. Era tua intenzione incontrarlo. Ma perché continui a negarlo? Ci sei riuscita, no? Luisana. Te l'ho chiesto proprio l'altro giorno, ricordi? Potevi anche dirmelo chiaramente. Te lo domando ancora una volta. Ami Juan Miguel? Per l'amicizia che c'è tra noi due, dimmelo, lo ami? Sì, tu lo ami, Vittoria. E speri anche che tra me e lui finisca per poterlo riconquistare per sempre. Ma certo, mi sembra chiaro, è così. Luisana, io non... No, no, non mi venire a raccontare che è acqua passata, lascia perdere. No, non sarebbe affatto leale. E va bene, visto che è inutile negarlo, metterò le carte in tavola. Anche se questo forse rovinerà il nostro rapporto d'amicizia e di lavoro. E va bene, sì. Non lo sapevo finché non l'ho rivisto. Ma è vero, sono innamorata di tuo marito. Sì, è così, io lo amo. Non si preoccupi. Sì, le riferirò il suo messaggio appena possibile. Certo, arrivederci. Arrivederci. Signorina, la sua cartella. Ma sì, grazie. Che cos'ha? Si sente male? No, non ho niente, grazie. Aspetta, Vittoria. Che ti succede, Vittoria? Niente, ti prego, lasciami in pace, Thomas. Cos'è successo fra te e Luisa? Niente, lasciami in pace, per favore. Che cos'hai, Luisana? Che cosa c'è stato tra te e Vittoria? Senti, io non so che cosa stia succedendo realmente. Sono andata a casa mia e lei era lì con Juan Miguel. Ah, sì? Guarda, guarda, il geloso, l'uomo che muore per te. Bella roba. Quello che sento è nuovo per me. Non avrei mai immaginato che Juan Miguel potesse... I nostri problemi non sono nati per colpa di un'altra donna. E questo mi fa soffrire, Thomas. Io amo Juan Miguel. Su, avanti, non fare così. Se lui, oltre ad essere geloso, è anche un donaiolo, lascialo perdere, falla finita, ma veramente, una volta per tutte. Calmati, su. Stai tranquilla. Aspetta, Luisana. Ehi. Ah. Che meraviglia. Le cose si mettono proprio bene. Prego, Vittoria, accomodati. C'è Juan Miguel? No, non c'è. Ma che cosa ti succede? Perché sei così nervosa? Devo parlare con Juan Miguel. Bene, glielo dirò quando ritorna. È andato a trovare la bambina che è malata. Ma accomodati, ti posso offrire qualcosa per calmarti? Grazie molto, Estela, ma non ho voglia di niente, grazie. Che ti succede, cara? Hai dei problemi? Sì. Ah, sicuramente con il lavoro, vero? No, il lavoro non c'entra niente. Per favore. Dimmi, cara. Dica a Juan Miguel di chiamarmi a casa. Sì, bene. Certo. Grazie. Vittoria. Non ha più la febbre. Che cosa fai tu qui? Sei venuto a cercare altri guai con mio padre? Elita è malata.
E nessuno può proibirmi di vederla. Credo di averne il diritto. E inoltre, ti stavo aspettando. Ho bisogno di parlare con te. Devo spiegarti delle cose. Io non ti ho chiesto nessuna spiegazione. Non sono affari che mi riguardino. Non vedo perché dovrei intrometterti. E poi non mi importa. Sì che ti importa. No. Ti importa tanto quanto importa a me. E non venirmi a dire il contrario, ti conosco bene. Guardami. Luisana, guardami in faccia e dimmi la verità. Mi ami? Sì, mi ami e sei tanto gelosa quanto me. Vattene, vattene prima che torni mio padre. Non mi interessa che torni pure quell'orco cattivo. Sentimi bene, per me Vittoria non significa... Non osare parlarmi di Vittoria. Eravate lì, vi ho visti. Eravate insieme. Dove pensi di andare? Per favore, Juan Miguel. Non continuiamo a fare i bambini. Ti prego, affronta la realtà. Io ti desidero. Luisana, ti sto aspettando. Voglio vivere con te. Io ti amo. Non mi importa credere che digas tu. Olvidaré lo que he visto con él si lo juras tú. ¿No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido? Basta. Sei impazzito. Ma che ti succede? Non mi succede niente, Luisana. Un bacio. Un bacio a mia moglie. Io non sono più tua. Non provarci più. Non ti servirà proprio a niente comportarti come un bruto. Che cosa pretendi da me? Che cosa ti sei messo in testa? Che cosa? Tu sei mia moglie. La mia adorata moglie. E io non posso resistere alla tentazione. No, lasciami. Devi portarmi rispetto. Non ti rendi conto che la bambina ci sta guardando? E io... Tu che? Per favore, Walter, lasciami. Che c'è? Ti senti male? No, non ho niente, nonna. Lasciami stare, non ho niente. Ai, 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 sentila. Ragazza mia, che cos'è tutta questa agitazione? Non sono per niente agitata, piantala. Oh, bene, se me lo dici tu. Mamma Luisa. Ah? Dai, non mi guardare con quella faccia. Oh, non ti guardo con nessuna faccia. Non ti si può nascondere niente. Credo che tu mi legga nel pensiero. Ah, mia cara. Sì, sì, certamente, come no. Sì, adesso per fortuna sta molto meglio. Le si è abbassata la febbre. No, non mi preoccupo troppo, ma quando mia figlia sta male, sai, mamma. Ti ringrazio. Ciao. Sì, certo, ci vediamo domani. Aspetta un momento, per favore. Che cosa c'è, Juan Miguel? Domattina presto devo partire. Ah, che bello. Buon viaggio. Luisana. Luisana. Io non voglio andarmene così. Perché no? La situazione che c'era tra noi non è affatto cambiata. Luisana. Oh, piantala. Voglio che sia ben chiara una cosa. Che tra me e Vittoria non c'è più... Il fatto che tu l'abbia trovata con me non significa niente. Ah, no? Allora voglio dirti anch'io una cosa. Voglio dirti che ho tutto il diritto di pensar male. E sai perché? Perché lei mi ha detto chiaramente che ti ama. Capito adesso? Vittoria. Ma porca... Ma così come faccio a lavorare? Chi sarà adesso?
Ah, sei tu. Aspetti qualcun altro? Evidentemente non me. Beh, no, sì. Sei nervosa, Vittoria? Lo eri già da stamattina, che ti succede? Pronto? Ah, sì, come stai, Marines? No, è stato spostato a lunedì alle 10. Ti spiego domani. Usa l'agenda, per favore, così non dimentichi niente. Ciao. Tu non sei una donna che perde il controllo facilmente. Dimmi che ti prende, Vittoria. Ah, per favore, Paul. Vittoria, vorrei che tu dividessi con me tutti i tuoi problemi. Quali problemi? Io ti amo, Vittoria. E non sono più disposta ad accettare i tuoi rifiuti e a comportarmi come un semplice vecchio amico. Dimmi che ti succede, Vittoria. Non sei mai stata così con me. Prima eri diversa, quasi ti lasciavi voler bene, così, affettuosamente. Dimmi di cosa hai bisogno. Perché ora ti comporti così con me? Ah, smettila, Paul. Perché dovrei? Dimmi una cosa, per caso hai dei problemi con quel ragazzo che mi hai presentato? Scusami, ma è la mia vita privata. Come non detto. Perdonami. È assurdo. È assurdo che tutto questo stia capitando a me. A me, proprio a me. Padre, e vediamo se continui con questo atteggiamento. Accidenti, che traffico. Oggi è un disastro. Ah, davvero? Tutta Caracas è bloccata. Ciao, come stai? Ciao, papà. Bene, bene. Ti saluto, Esther. Ciao, cara. Aspetta un attimo, dove vai? In giro, per il mondo, a vivere. No, non scherzare, guarda che ora è. È prestissimo, sono le 6 del pomeriggio. Che c'è? Vado un po' a casa di Elita a trovarla. Voglio che tu rimanga a casa. Come sarebbe a dire? Che tu da qui non esci. Da questa casa tu ora non esci. Se vuoi sapere come sta, va bene, chiamala. Sicuro, chiama tua nipote per telefono, io ti do il permesso. Come la chiamo per telefono? Io voglio vederla, papà. Non ti serve a niente discutere con me, tanto in questa casa si fa quello che dico io e basta. Senti, io adesso vado a casa di mia nipote. Tu non vai da nessuna parte, Corina. Tu vai a chiuderti in camera tua. No, vado a casa di chi mi pare. Calma, figlia mia, ma che ti prende? Sei impazzita. Obbedisci. Devi obbedire a tuo padre. Prova ad andarci e vedrai che succede. Se soltanto ti azzardi a mettere il piede in quella casa, questa volta ti lascerò il segno. Provaci! Io non sono più una bambina! Vengo, vengo! Ti faccio abbassare io la cresta. Oh, che sorpresa! Prego, prego, si accomodi. Venga. È molto che non ci vediamo. Sta bene, sì, vero? Sì. Che situazione. Ci sono dentro fino al collo. Ci mancava solo questo. Pensare che tento sempre di affrontare la realtà con logica, con un raziocinio. Credo di poter risolvere tutto solo ragionandoci un po'. Ma questa volta non ci riesco. Questa volta ho paura. La verità è che è difficile controllare i sentimenti. Lascia, Felipa, vai pure di là. Apro io. Va bene, signorina. Juan Miguel. Ho bisogno di parlarti, Vittoria. Sì, ma perlomeno saluta. Entra. Non sono venuto a farti una visita amichevole, ma soltanto per avvertirti di non immischiarti nella mia vita privata. Che intendi dire? Non fare la finta tonta, sai a cosa mi riferisco. Sei andata a raccontare a Luisana che tu... va bene, ho capito. Non ripetermelo, per favore. Gliel'ho detto senza rendermene conto. Mi è scappato senza alcuna intenzione. È stata una stupidaggine. Un'idiozia far sapere a Luisana che... Che ti amo. Beh, se devo parlare sinceramente, devo dirti di sì. Tu non mi ami. Vittoria, no, non posso, non è possibile. Sì, invece. Tu quel giorno dovevi sposarti con me. Come?
Vittoria, io amo Luisana. Ti prego, non complicare le cose. Io amo mia moglie. No. No, Vittoria, no, credimi, non è possibile. Vittoria, no, devi dimenticarmi. Deve scusarmi, signora Luisa, ma non capisco la ragione della sua presenza qui in questa casa. Allora te la spiego subito. La situazione si sta facendo molto, troppo pesante, perché né Emilio né tu volete cedere. E le uniche vittime di questo vostro brutto pasticcio sono Luisana e Juan Miguel. Io non ho nessuna intenzione di parlare né di Luisana né di nessun altro. L'unica cosa che desidero è che questa situazione finisca. E invecchiando sei diventato anche più orgoglioso e caparbio. Hai sempre dimostrato per la mia povera nipote un'antipatia gratuita. Gratuita? Sì. E come no, certo. Lei è dalla parte di Luisana perché è sua nonna. È per questo che chiude gli occhi. O forse in fondo a lei piace sguazzare, vivere in mezzo a questi intrighi. Edmondo. Oh, santo cielo, Edmondo, calmati. Ma che stai dicendo? Per favore, non mi costringa a mancarle di rispetto, signora. È meglio che lasciamo le cose come stanno. Io ho proibito alla mia famiglia di recarsi a casa vostra. E non voglio che nessuno di voi venga qui a pestarmi i piedi. Neanche a me fa piacere vedere la tua faccia rifatta. E tu sai molto bene che non sono venuta fin qui per questo. Tu sei un energumeno della peggiore specie. Un retrogrado senza cervello. Antiquato. Ottuso. Cosa credi di essere? Un capo dell'esercito o un padre di famiglia? Senta, signora, tenga la lingua a posto, per favore. No, bello com'è, non attacca, capito? Sono venuta a difendere mia nipote. Perché Luisana è una donna moderna, che sa molto bene quello che vuole. E nessun fannullone fascista come te deve potersi permettere di offenderla. Io sono venuta qui in segno di pace, con la bandiera bianca. Ma con un selvaggio come te è impossibile intendersi. E se tu vai cercando la guerra, va bene, allora io ti farò trovare la guerra. Ma perché deve succedere tutto questo? Perché? Ora me lo spiego chiaramente. Luisana ha lo stesso caratteraccio puntiglioso. Sì, è altezzoso di sua nonna. È uguale a lei, è il suo ritratto. Oh. L'ho sistemato ben bene. La bambina dorme. Forse è meglio che rimanga qui con me stanotte. L'ho sistemato per benino, così il selvaggio impara. Impara a essere meno feroce, quel cannibale. Ma che è successo? Chi è il cannibale, nonna? Come chi? Edmondo Bernal, che crede ancora di essere un conquistatore del periodo coloniale. No. Certo, mia cara, gli ho detto il fatto suo, non immaginava con chi aveva a che fare. Non sapeva che anch'io sono una brutta bestia. Ma vuoi dire che tu... Io sì, proprio io. Mi sono decisa e sono andata dritta a casa sua. Sai che quando sono decisa non mi tiene più nessuno. Ma perché? Che cosa è successo? Tutto quello che gli ho potuto dire ce lo avevo qui da parecchio tempo. Ma adesso sono tranquilla, gliene ho cantate quattro. Gli ho fatto proprio un bel servizio, pelo e contropelo. Raccontami che ha detto. Oh, anche lui ha cercato di dire la sua, però io l'ho fermato subito. Ho trattato quel brutto bestione a pesci in faccia. Perché nessuno mi deve mancare di rispetto così solo per il gusto di farlo, e neanche a te. Nonna, sei grande, nonnina mia, ti adoro. Io ti difenderò sempre. Sei fantastica.